E salve a tutti, gente, qua Jinkei che parla, qui con un nuovo episodio di Chibi Robo Park Patrol. Nella scorsa puntata abbiamo fatto robe, effettivamente da un po' che non registro, quindi so che l'unica una cosa che mi ero predisposta è che oggi dobbiamo trovare altri amici, perché siamo rimasti con solo Frankus. E è giorno, anzi quasi sera, però proviamo a vedere se c'è qualcuno, effettivamente. Credo che ci manchi letteralmente solo un giocattolo da trovare nuovo, e poi li abbiamo trovati praticamente tutti. Poi nella scorsa puntata abbiamo anche per la prima volta trovato qualcuno, insomma. Scherzavo, volevo dire andare avanti con una storia di qualcuno. Oh, abbiamo ritrovato loro, sì, effettivamente. Mi fa anche piacere. Loro è un altro di quei giocattoli che devo solamente andare avanti con... Devo solamente trovarli più volte per andare avanti con la loro storia. Nella scorsa puntata abbiamo visto che alcuni giocattoli hanno bisogno di una combinazione esatta di amici per andare avanti. Io sono Pop. E io sono Fitz. Insieme mettiamo il Fitz. Trattieniti, Fitz, io vado per primo. E perché così? Ad ogni modo. E perché viene chiamata la Pop and Fitz Soda. Tutti sanno che cos'è la Pop and Fitz Soda. Stai zitto! Questa volta Fitz si prende un po' di... insomma, il blind. In nessun modo, Pop va sempre per primo. Fitz! Pop! Fitz! Pop! Fitz! Pop! Fitz! Pop! Fitz! Pop! Mi ritiro fuori da questa storia. Non lasciare la porta colpita. Sono io quello che se ne va. Non è giusto. Questa storia è professore bruciato. Non ho bisogno di lui ad ogni modo. Sono quello che guidava il gruppo. Grazie tante. Sei riuscito a salvarmi? Se hai bisogno di aiuto, basta che mi chiami, Chibi. Ci vediamo alla prossima. Siamo andati avanti con una storia, anche se è un po' triste. Pop ora si è unito al gruppo. Sì, solamente Pop. Sad, poi dov'è che è andato lui? Questa è una bella domanda. Cos'altro possiamo fare adesso per trovare un altro giocattolo? Ok. Qualche scatolone, io so che se non sbaglio il nuovo giocattolo. Eccolo lì. Corre, vai, continuate ad andare! 30, 20, 10, ce la fate? Sì, touchdown! Ok. Poster a pochi pixel. Sì, ricordo l'inizio di quel colorato inizio. Però ai giorni d'oggi riesco a durare solo pochi secondi.
Ah. Non hanno neanche ritirato il mio numero, ancora. Smuggler, attacco! Che cosa? Immagino che questo possa vuol dire solo una cosa. È la fine per me. No, è troppo presto. Va bene. E abbiamo visto quello che è probabilmente l'ultimo giocattolo. Anche se abbiamo visto che comunque tutti hanno una storia. Hai trovato un giocattolo? In preparazione. È un termine di football, non so esattamente qual è. Oh, scusami per quello. Oh, man. Se sembravi così facile da colpire. Ma che cosa pe pensi delle mie tecniche? Era ottima o... O era ottima? No, non hanno ancora tirato il mio numero, quindi sì, lo sai, no? Che cosa? Sei CB-Robba, non è vero? Beh, piccoletto, lasciami introdurre, io sono il Grande Bull. Sono stato la mascotte dei Toro Team da 20 anni. Sono onorato di dire che tutte le 5 volte ho portato la squadra al campionato, insomma. Quindi non farti una brutta idea. Solo perché mi hai trovato, questo non vuol dire che possa... Sono stato buttato fuori dal team, insomma. Sono sicuro che è stato solo un enorme sbaglio, tutto qua. Lo sai, il coach ogni tanto porta fuori i giocatori in panchina. Per dare agli altri una possibilità di giocare. E altre volte portano fuori la persona sbagliata. Non è vero? Ed ecco quello che è successo a me. No, ad ogni modo non possono buttare fuori Bull. Sono quello dallo spirito fortunato. Ho sentito un altro giocattolo parlare di quanto sei famoso, non è vero? Sì? Hai avuto... Hai un sacco di confidenza per un tipo così piccolo. Beh, siccome sei così famoso, otterrai solamente la mia alleanza da me. E sono un esperto. E sarò un esperto anche per te, va bene, piccoletto? Non ho capito molto da mia parte, ma va bene. Grazie per avermi aiutato. Eccoti qua, un piccoletto di metallo. Grazie.
comunque. Ci vediamo dopo, Pegoletto. Ci vediamo, ok, va bene. In preparazione. Vuole ora nel team. Bene. Ok, sono anche già passati quasi 10 minuti. E ora possiamo andare. Però tutti questi punti qua da dove uscivano, ok. Ora tanto è notte, cos'altro possiamo fare? Continuiamo il parco per quel che rimane di tempo. Vado contro il coso? Sì. E te pareva. Ah sì, nella scorsa puntata avevo anche finalmente imparato che questi strambi buchi qui da dove escono gli smog li si possono anche coprire. Il vantaggio che a volte dentro queste buche puoi trovare una di quelle X dove puoi scavare col cucchiaio, ecco perché a volte serve. Ecco qua l'appunto. Non so effettivamente cosa di utile ci possa essere al di fuori di punti cuore. Oh, ho capito. Ecco forse dove puoi prendere più le cartucce dedicate al parco. Cactus cartridge. Ok. Se hai capito o no che cosa avrà a che fare. Altre buche per caso? Effettivamente possiamo fare questo per il momento. Immagino che non abbiano cose così importanti le buche che sono già scoperte. Ah, sì. Aeroplani di carta, no grazie. Gli aeroplani di carta si possono benissimo ignorare. E tanto adesso ci richiamo. Perfetto. Bel lavoro, Cibirobo, ma guarda il tempo, è ora di tornare a casa. Siccome ho lasciato la puntata probabilmente all'inizio. Effettivamente è ancora la giornata in cui abbiamo incontrato quello smogling gigante, il primo. Va bene. E come vedete occupa lo spazio di tre smogling, quindi credo che possano apparire. Insomma, se appare uno di quello, tre smogling non appaiono, diciamo. Buongiorno, Cibirobo. Hai avuto 15 visitatori la scorsa giornata. Quindi vuol dire che hai 14 punti bonus. Ok, allora. Facciamo diventare i punti cuore con punti. Ok, va bene, vuoto. Forse abbiamo modo di fare qualche costruzione oggi, così mettiamo a mostra i nuovi giocattoli e probabilmente dopo questa dovrò rifare il trick dei soldi. Perché 25.000 sembrano tanti, ma per il parco direi di no. Per la carica, sì, ok. Chi se ne frega di quello però. E adesso, al prossimo parco intanto quando è che arriverà? Altri 34 fiori. E mi sa che con lì lo beccheremo fra un bel po' perché dovrò rivendere altri fiori. Crow, hai visto quel gigantesco smogling? L'hai visto, vero? Ha fatto diventare un intero gruppo di fiori in fiori neri. E questa cosa ha sparso del gas. Che stava per farmi diventare quasi spolmonata, diciamo. Ai, è così strano. Ad ogni modo, Cibiro, vuoi salvare? Ok, allora. Non mi dici niente alla cartuccia? Guarda lì. Oh! Ho visto che è una cartuccia lì, Cibiro. Le cartucce vanno al reader. Bene. Vai. Ah, è per un extra visitatore. Io avevo letto che era dei cactus, però ok. Yay, forecast. Quanto avremo? Magari c'è un messaggio diverso se compare qualche essere gigante. Oppure semplicemente come ho detto. Ok, va bene. Heavy. Può darsi che ci sarà uno gigante. Vediamo. Tra l'altro ho visto, sbaglio, nel negozio c'è qualcosa, però vabbè.
Per il momento cosa possiamo fare? Zone marroni ancora non le voglio fare perché ne abbiamo ancora un bel po' a disposizione da poter far diventare verdi. Ah, giusto. Repair, no? Posso farlo. Perché effettivamente c'è quella fontana lì che non abbiamo toccato, ma si può riparare. Usiamo te per riparare che effettivamente. Tecnicamente devo farti morire ancora una volta per farti stare bene, insomma, per fare la tua storia. Per finirla. Diciamo che tutti hanno tre fasi, tutti i giocattoli. Sì, voglio fare altro. Cos'altro posso fare? Magari qualcosa di nuovo. Cosa avevo qui di nuovo? Questo. Ma pure c'era anche questo. Dan dan. Ciò che è fatto. Lì, credo ci sia, si possano mettere ben tutte le cose, quindi. Vai pop. Forse sei meno dispendioso ora che c'è solo pop. Magari l'hanno usato come dettaglio, anche se ripeto, non c'è differenza tra i giocattoli, fanno tutti con questa cosa. Non posso. Ah, forse certe cose sono troppo giganti. Alcune cose sono da mettere al mezzo, quindi non puoi metterle dove ci sono strade, ecco perché. La roulette forse è anche più piccola. E ultima cosa che possiamo fare. Vedete che abbiamo un'altalena, vero? Sì, è l'ultima cosa che ci serve per il momento. La tua roulette è piuttosto grande, credo sia al massimo effettivamente. Mica male. Sì. E adesso andiamo a vedere il risultato. Ah, tra l'altro quanti abbiamo adesso? Siamo sempre sui 23. Ok, finché siamo sopra il 20.000. Andiamo al lavoro. È ora di... è il tempo? Volevo dire, ora del parco. In preparazione. Ehi, piccoletto. Mi spiace per quello di nuovo. Ma lo sai cosa? Se hai avuto... devi ammetterlo, quello lì è stato davvero un bel attacco. Ho ancora molto da giocare. Sì, Sir. Lo capisci di cosa parlo adesso? Non mi hanno buttato fuori dalla scuola. Ero solo... ho avuto solo una piccola penalità. Non è una cosa grave. Beh, non è totalmente vero. Parli già della tua storia. In realtà, sono solo in vacanza, è tutto quello, giusto? Sì. Essere famosi può essere piuttosto pazzo, non è vero? Devo prendere il mio tempo, come puoi vedere. È solo metà del tempo. Tutto qua. Sarò di nuovo nel campo prima che te ne accorgerai. Beh, ad ogni modo. Non è essere strani in te stesso? Non è vero? Ti ho visto alla televisione. Quindi il tuo piano è quello di ricostruire il parco, non è vero?
Davvero? Allora, quello sì che chiamo dedicazione, piccoletto. Ascoltami, puoi contare su di me, hai capito? Sono nel tuo team. Non hanno ancora ritirato il mio numero ancora, non vedi? Questa è la sua frase tipica. Se hai bisogno di un po' di aiuto per i progetti del parco, sai chi chiamare, ne è vero? Me! Sono... un partecipante pregante, non lo so. E prometto il giusto per il parco e per i fan. Magari un giorno una statua... farà anche una sua apparenza qui. Un'apparizione qui. È ora di mettersi a lavoro. Merci, grazie per aver aspettato. Bonjour, Monsieur Robot. Se duri anche stavolta due volte, dovresti crepare anche adesso. Ho completamente riparato la sua richiesta. Beh, allora... Ah, ok, va bene, dura di più. Grazie per aver aiutato, Bob, il servizio. La musica adesso è sempre triste. Insieme mettiamo il pop... Oh, giusto. Sono un artista solo ora. Sì, a quanto pare la tenda è più grande. Vieni a vedere il bowling. Pop, ascoltami, perché te lo dirò solo una volta. Quando il parco ha bisogno del suo Pop, chiama. Semplicemente striscia a destra e a sinistra per il parco. E poi, se il tempo è giusto, puoi anche volare per un po'. Ciao per ora. Mettiamo il... questa frase non riesco mai a leggere. Grazie per aver aspettato. Ehi, piccoletto! Guarda qui, ho creato neanche un'altalena, era quella. Beh, dai, ma tutti durate pochissimo. Però al primo tentativo mai. Beh, non è niente. Ehi, c'è uno di quelli giganti! Bene, bene, bene. Ah, è comparso subito quell'inizio. Ci sono piccoli per caso? No. Bene. Giusto, dimenticavo che non devo usare cose. Per fortuna è comparso qui. Però, telecamera, dove sei? Ecco. Devo tornare indietro. Sono comparsi degli altri? Sentivo ancora il suono, però no. Era lui. Ok, stiamo facendo altre attrazioni. Non ne sto provando, effettivamente. Ci abbiamo l'altalena, il cannone, il bowling, il coso per le bolle. E anche la panchina, anche se non so che cavolo dovrebbe fare. E quando va questo episodio? Perché siamo vicini ad Halloween e... Ah no, in realtà l'ho già superato, scherzavo. No, è che con la panchina a quanto pare qualcosa di spettrale, potevo farlo come cosa, metterlo lì. Qua abbiamo l'altalena. Vediamo che si può fare. Sì, immaginavo. Yay! Beh, almeno questo è semplice.
Beh, fare questo non è molto consigliato con delle altalene vere, però. Ops. C'eri quasi. Ok. Ah, posso anche saltare. Ah, dovevo balzare per poi. Capito. Beh, ricevo punti cuore anche comunque per, solamente per fare i giri della morte. Quindi accontentiamoci di quello. Intanto mancano 5 minuti. Cos'altro? Lì c'era il bowling, vero? Per il poco che ho sentito dire, e con quello intendo dire una singola persona, credo che il bowling sia una sorta di massacro. E la tenda era anche al di fuori della zona, però. Va bene, il gioco non regge molto bene sto minigioco. Sì, bowling. Di per sé è bowling. Proprio ho fatto la. Mi fa ridere che loro partecipano a questi minigiochi. È stupido. Punto che non ho controllo effettivamente. Ok, che bello. Lanciare storto è davvero molto semplice. Guarda, ho lanciato. Potete vederlo dal touch quanto vado dello schermo inferiore quanto lo faccio storto. Pochissimo era. Quanto cavolo devo farlo? Ecco, lievissimamente corto. Già un risultato migliore. Che schifo però. Qua direi che centro è la cosa migliore. Beh, non proprio. Dovrebbe essere già quasi finito il mio gioco comunque. Tra l'altro c'è un fiore in mezzo a tutto questo, che bello. Minimo più storto l'ho fatto, però. Wow! Ho capito cosa intendevano quando ho visto che lo consideravano il diavolo sta cosa, ma va bene. E scompari. Sì, è un'hitbox strana. Qua c'era la panchina, giusto? No, 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 ti prego, non dico questo. Qua c'era la panchina. È proprio misura di cibi robo per qualche motivo. Oh, che bello. Succede qualcosa? È una panchina spettrale, mi immagino che quello che succederà è che dopo un po' che aspetti compare qualcosa. Però non siamo. Oh! Ho toccato. Capito. Come ne esco? Ok. Ok, grazie. No! Sorry, volevo uscire. Interessante. Ultima cosa che possiamo controllare sono le bolle. Macchina delle bolle o quello che era. Tra l'altro non sono neanche mai andato a controllare il mulino, ma dovrebbe aver ricaricato un bel po' di energia. Non che ferro non ho bisogno, perché non stiamo ancora lavorando nelle parti lontane. Cosa fai? Ah, funziona. No, nonostante ce l'abbia, non posso farlo. Ah no, posso, funziona allora. Interessante. Non credo che nessun gioco nel catalogo del Wii U Shop abbia un gioco DS che sfrutti il microfono, però funziona. Ce l'ha, ma sapete. È programmato già abbastanza schifosamente questo emulatore, però. L'ho detto. Che cosa terribile. Beh, non ho piantato neanche un fiore, certo, rimarrai delusa. Però vediamo se queste buche mi possono dare qualcosa. Ah, giusto. Ora con questo posso slittare e perdermi energie. Una delle cose che abbiamo preso negli scorsi episodi. Non è molto utile, non ha molti pendii il parco, però. Quello che è. Là c'era anche il cannone, però il tempo non è che mi dia altro. Prendiamo sti cuori. Abbiamo la prossima zona marrone da pensare che credo sia quella lì in fondo, eccola infatti.
Ci sono fiori in questa zona? Sì, ci sono. Le avevo anche già iniziate a fare, sì. Me la fai fare una radio, chat? Almeno una radio? Bella fare al 100% sta musica. È anche molto carina. Vabbè, suona. Ah, non prendere tutti i punti cuore! Chat, ti odio! Arrivano magari mentre c'è il dialogo? Non sembra. Sento le animazioni, però non arriva niente. Aspettando, non arriva neanche un cuore. Triste. Grazie, chat. Va bene. Dei cuori sono arrivati. Le conti germogli come feri cresciuti? 20 visitatori, neanche me ne ero accorto. Interessante. Potrei fare un... ho raggiunto la mezz'ora, quindi no. Beh, non posso dire che non abbia fatto nulla in questo episodio. Sì, grazie, chat. Zero, è vero? Ah, non lo fare... Ah, due fiori, perfetto. Non mi sembra di averle mai fatti crescere due, però... Forse l'esplosione di quello smog gigante ha fatto crescere dei fiori. Voglio salvare? No. Però saluto comunque. Quindi, mentre saluto, qua Hatch Game è tutto, noi ci vediamo alla prossima, grazie per aver seguito questo episodio, se vi è piaciuto lasciate un like, pensate anche di iscrivervi se potete, e arrivederci a tutti quanti, ciao ciao!